finisce il sogno tricolore. La cavalcata dei azzurrini si ferma alla seconda sfida della Final 8 del campionato giovanissimi nazionali. E la Juventus a spegnere le speranze azzurre. A Ponte d'Arbia finisce 2-0 per i bianconeri in virtù delle reti di Go al 9° e la Neve al 19°. L'approccio è quello giusto, gli azzurrini a differenza della gara contro la Roma entrano in campo determinati, provano a giocarsela sul terreno del ritmo e dell'intensità. Al terzo minuto c'è il primo squillo napoletano. Tiro grosso di Passeri dalla sinistra, batti e ribatti in aria, prima Mentana e poi Messina cercano una conclusione vincente, ma il tiro dell'esterno azzurro si spegne alto sopra la traversa. Al quarto la risposta è bianconera, Mancini sugli sviluppi della punizione dalla destra, anticipa tutti ma manda il pallone al lato. Al 9° la Juventus trova il gol del vantaggio. Pallone perso da Amabile, la Neve manda nello spazio con un assist filtrante Go che batte Schäfer. Il Napoli ha la forza di reagire subito, 3 minuti dopo passa e riserva un assist perfetto per Russo che scatta sul filo del fuorigioco e batte Dani. La gioia azzurra però è solo un'illusione. L'assistente mal posizionato annulla la rete del numero 11 del Napoli per un fuorigioco inesistente. L'episodio è una mazzata per l'arrembaggio napoletano che infatti si spegne. La formazione di Liguria retra il baricentro e la Juventus acquisisce il predominio totale del campo. Al 13° i bianconeri sfiorano il raddoppio. Tripaldelli percorre tutta la corsia sinistra e Costa al centro. Mancini manca l'appuntamento con la deviazione vincente e Cesarano sfiora l'autogol. Il 2-0 bianconero è rinviato solo di qualche minuto. Al 19° carta rossa la pia sulla fascia destra e cross al centro. Sponda di Mancini e la Neve sul secondo palo mette il pallone in rete di testa. Al 24° potrebbe arrivare anche il terzo gol. D'Alta Rossa si invola verso l'area di rigore ma si allunga il pallone e Schäfer lo ferma in uscita. Al 30° la Juventus segna ma Mancini è netto fuori gioco e l'arbitro Guarneri lo annulla. Si fa riposo sul 2-0 per i bianconeri che hanno dominato sugli azzurrini ma c'è tanto rammarico per quel gol che poteva portare l'incontro in equilibrio. Nella ripresa Liguori punta sulla girandola dei cambi, inserendo tante forze fresche per cercare di dare una svolta alla gara. Al quarto è però ancora la Juventus ad essere pericolosa e il nuovo entrato Rea a sventare la minaccia con una scivolata provvidenziale su Go. Un minuto dopo è invece Schäfer a dritinare i bianconeri respingendo una conclusione alla distanza di Alta Russa. Al 13° l'occasione che poteva riportare in vita il Napoli. Conclusione di Matra dal limite dell'area, deviata la difesa bianconera, raccoglie il pallone Vasca che a tu per tu con Dani calcia al lato. Il Napoli non molla, resta in partita, saluta con dignità la Final 8. Nel finale ancora Schäfer a legare la gioia del terzo gol alla Juventus, opponendosi in uscita alla conclusione di Kim. Lunedì la sfida con la Lazio, solo per l'onore. Il sogno tricolore è finito oggi, dopo una cavalcata che resta comunque entusiasmante.